Radio Radicale, siamo con Roberto Giachetti. Perché urla? Lo so, però il problema è che c'è il microfono di Radio Leopolda che è molto allora, più potente di quello di Radio Radicale, come ovvio, no? Beh, soltanto come decibel. Allora, per parlare dei referendum sulla giustizia, allora, quanto è importante questa iniziativa nell'anniversario della scomparsa di Enzo Tortora e soprattutto come rompere questo silenzio che già è stato in qualche modo messo in difficoltà dal libro di Renzi che ha affrontato un po' la questione? Ma diciamo che questo silenzio è un silenzio in continuità con alcune scelte che sono state fatte per cercare di depotenziare il referendum. Io penso che le decisioni della Corte Costituzionale sui referendum che sono stati bocciati sono stato il primo passo per depotenziare un impatto che sarebbe stato importantissimo del voto sui referendum complessivamente, con una partecipazione che tutti sapevano perfettamente con gli altri tre sarebbe stata garantita per il quorum, che è accaduto attraverso il totale silenziamento da parte dei giornali e delle televisioni, che è accaduto con la decisione di fissare solo per il 12 di giugno il voto sul referendum. Quindi diciamo tutti quelli che dovevano lavorare per cercare di rendere innocuo il referendum, e non dimentichiamolo, il voto popolare, la democrazia prevista dall'articolo 75 della Costituzione, quindi non è che stiamo parlando di giochini, siamo tutti coloro che si devono adoperare e si sono adoperati. Io penso che noi con iniziative come queste possiamo contribuire, certo da sola questa non servirà, ma contribuire a fare in modo che invece da qui al 12 giugno quel 30%, che per me già è un numero assolutamente che io non avrei mai immaginato, che un 30% di persone, nonostante questo silenziamento, si sia dichiarato disponibile ad andare a votare. Ecco, dobbiamo lavorare perché questo 30% sia incrementato in queste settimane e arrivare a superare il 50%. L'importanza è sotto gli occhi di tutti. Nel 1988 muore Enzo Tortora il 18 maggio, tra l'altro tutti hanno ricordato anche che domani è l'anniversario della morte di Marco Pannella. E insomma, in questi 24 anni, noi abbiamo combattuto per quella che Enzo Tortora aveva chiamato la giustizia giusta. Ecco, dobbiamo fare in modo che il 12 di giugno questa strada possa trovare finalmente compimento. Bene, grazie a Roberto Giachetti.